Ci sono i freni bloccati. Qualcuno non vuole che ce ne andiamo. Accidenti. Non ho un buon presentimento. Non ci posso credere, cazzo. Ci sono i freni bloccati anche nel mio camion. E ora che facciamo? Quello che faremo adesso è aspettare le unità Bravo. Poi ce ne andremo da qui tutti insieme. Non preoccuparti. In guardia, ragazzi! Contatto a ore 10! Victor! Non sparate! Calmati, cazzo! Che succede là fuori? Quali sono i danni? Siamo stati colpiti. Non ci sono altri sopravvissuti. Ok, prosegui fino alla base. Trova Chernobyl e dille che è successo. Trova dei rinforzi, capito? Ci hanno massacrati! Hai capito? Sì, signore! Sbrigati. Accendete le luci! Posizionatevi attorno alla camionetta! Aiuto! Cerno! Questo era l'ultimo, dottor Krieger. Eccellente. Assolutamente eccellente.
Come sono le balene, Jack? Questa è una gita per vedere le balene, giusto? Beh, è strano. Da programma dovevano emergere davanti alla nostra barca alle 2.45. Avevi promesso che avrei visto le balene, Giorgio. Hai sentito? Recupera le balene o rivoglio indietro i nostri soldi. Ve l'ho detto, noi non garantiamo a nessuno di vedere le balene. Vi prendete le vostre 3 ore, come tutti, e ci provate. Noi resteremo qui finché non vedremo le balene. Forse voi ci resterete. Ma questa barca ritornerà al molo esattamente allo scadere delle 3 ore. Hai una faccia strana. Sei tedesco, vero? Beh, lascia che ti dica una cosa riguardo al servizio clienti americano. Noi resteremo al largo. D'accordo. Può venire qui? Può tenere questo per un secondo? Dove stai andando? Qualcuno vuole una birra? George, ma che ci fai alla guida? Non lo so. Ehi, stia attento a queste rocce. Come vede, sono enormi. Va bene così, Jack. Riportaci indietro. Ma George, non abbiamo visto le balene. Vuoi vedere una balena? Guida tu la barca. George! Questa è stata un'idea tua. No, no, questa non è stata una mia idea. Dai sempre a me la colpa di tutto. Sei tu quella che a Natale ha comprato quei libri con foto di balene. Li hai regalati a me, ma li volevi per te. No, mi dai sempre la colpa di tutto. E tu non potevi smettere di parlare di balene. Sei tu che ci hai fatto iscrivere a Greenpeace. Chernoff, bel lavoro la scorsa notte, Katia. Grazie, dottore. Erano alcuni dei suoi uomini migliori. I migliori che potevamo comprare. Dottore, perché non mi ha informato delle manovre fuori dal perimetro? Perché era parte della ricerca. Qualunque cosa abbia luogo fuori da qui, su quest'isola, è una questione di sicurezza che riguarda me. Capitano, non volevo turbarla. So come la pensa sullo svolgimento dei test. I test? Sì, questa volta abbiamo optato per bersagli viventi. Lo ha testato sui miei uomini? Un soldato disarmato, geneticamente modificato, ha eliminato ben 10 uomini armati. Questa è un'operazione che il comando non autorizzerebbe mai. Capitano, non sono nemmeno i suoi uomini. Sono uomini di Chernoff. Tutti questi soldati geneticamente modificati, o in qualunque modo lei voglia chiamarli, un tempo erano esseri umani. Sì, è giusto. Ora, se vuole scusarmi, devo finire il mio dipinto. Chernoff, è tornato nella sua cella di attesa? Sì, il tranquillante a rilascio graduale ha funzionato. Bene. Lo sa, se Parker vuole essere coinvolto direttamente, perché non fa ripulire a lui e ai suoi uomini tutto quel disastro? Non so quanto ancora riuscirò a sopportarlo. Vuoi dire avere una puttana come capo? Sai bene quello che voglio dire. Già, io ho degli ordini. Ma tu puoi scegliere, Max. Perché non te ne vai? Perché continuo a pensare che è meglio per tutti se rimango. Lo sai che è vero. Non hai molto istinto omicida per essere un soldato. Forse manderà te là fuori la prossima volta. Non pensi che sia un po' surreale? Soldati geneticamente modificati. L'ho avuta da una buona fonte. Carina. Sembra presa dal tuo dossier su Bigfoot. Molto divertente. È una foto di sorveglianza fatta fuori dal centro di ricerca di Krieger.
Non c'è bisogno che io ti dica in quanti guai potresti cacciarti se ficchi il naso in affari militari, vero? È questo il punto. Tutte le mie fonti dicono che non c'è nessuna installazione militare ufficiale su quell'isola. Questa è da un'altra fonte. Meravigliosa ripresa di una segheria. E chi sono questi uomini? D'accordo. Supponiamo pure che sia un super segreto. Una ragione in più per non andare a curiosare. Paul, Krieger è noto per esperimenti genetici sugli esseri umani e ora riappare su un'isola protetta da soldati. Valerie, mi fido della tua intuizione, ma non ho intenzione di farti seguire questa traccia, capisci? Va bene, lo farò per conto mio. E quando, se lavori 14 ore al giorno per questo giornale? Allora mi prenderò una vacanza. Tu? Una vacanza? Ho accumulato qualche settimana, giusto? Perché ti ostini a seguire questa traccia? Perché è una storia troppo grande per farsela scappare. Paul? E poi ho un interesse personale. Generale? Dottore, suppongo mi debba mostrare qualcosa di interessante. Giudichi da solo. Parker. Prego. Può vedere, generale, il suo denaro è stato utilizzato molto bene. Dottore, non mi importa delle strutture sofisticate. Ciò che voglio vedere sono i suoi risultati. Sono certo che sarà pienamente soddisfatto. Questo lo vedremo. Verifichi lei stesso. Sembra ben fatto. Abbiamo 10 celle d'attesa. E ora le mostrerò qualcosa di veramente incredibile. Ecco un soggetto che abbiamo scelto di testare sul campo noi stessi. Chernov, la pistola. Dispari. Sparargli? Sì, ma stia attento, non negli occhi e non in bocca. Guardi. Armatura sottocutanea. La sua stessa pelle, 20 volte più resistente alla foratura del Kevlar. I suoi muscoli assorbono i colpi e proteggono i suoi organi. Lo liberi. Vediamo come si muove. Non posso farlo senza sedarlo. Ucciderebbe chiunque in questa stanza, incluso me. Sta dicendo che non può controllarlo? Posso controllarlo, ma devo lavorare sul suo... A che cosa serve se non possiamo controllarlo? Potrebbe usarlo in determinate circostanze per fare... Questo non è ciò che le abbiamo commissionato, dottore. Mi avete chiesto di creare un soldato invulnerabile ed è quello che le sto mostrando oggi, a prova di pallottola. Nessun bisogno di dormire, in grado di combattere con più violenza e più a lungo di qualsiasi soldato umano. Un soldato? Lei sta creando dei mostri senza cervello! Se non può prendere ordini, è più inutile di un animale pericoloso. Ma con un po' più di soldi e un po' niente più di tempo... Niente finanziamenti finché non produrrà qualcosa che possiamo utilizzare.
Chernoff. Lavori fino a tardi, Max. Ciao, zio Max, sono io. Ti sto lasciando un messaggio vocale nel caso ascoltassi la tua segreteria. Ho risposto alla tua ultima mail, ma non ho avuto più notizie. Volevo sapere se era confermato il luogo che mi hai scritto nella mail per l'appuntamento. Comunque io ci sto andando ora, perciò ci vediamo presto. Salve, sono Valerie Cardinal. Sto chiamando per sapere se a bordo avrò il capitano che ho richiesto. Jack Carver. Esatto. Fantastico. Sarò lì tra poche ore, la ringrazio. A più tardi. Ralph! Che c'è? Gliel'hai ricordato? Hai avvertito Jack della cliente di oggi? Lo sa. A quest'ora dovrebbe essere già sulla banchina a fare il pieno e a prepararsi. Credo di averlo visto andare al Golden Spruce l'altra sera. Beh, certo, sarebbe da lui. La sua barca è ancorata laggiù. Riesci a vederlo sul ponte? No, tesoro, non lo vedo. Il che significa che ci sta dormendo sopra. Può darsi. E questo vuol dire che non andrai a svegliarlo. Ehi, senti, arriverà. Non ho intenzione di farci rappresentare da un capitano che si presenta barbuto e ubriaco a un cliente. Vai e sveglialo. Sì, vado. Medusa, Medusa, qui è dei Beacon, passo. Medusa, Medusa, sveglia, qui è dei Beacon, passo. Merda. Controlla il più a fondo. Ecco, state a vedere. Giragli la testa. Piano piano. Max, riesci a sentirmi? Non ci sono segnali. La telecamera sta riprendendo. Sì, signore. Non è lucido. Max, riesci a sentirmi? Luce. Max, che colore? Rosso. Bene. Hai ripreso conoscenza. E ora? Verde. Perfetto, perfetto. Prendi la luce. Max, Max, con questo ci farai guadagnare il resto dei nostri finanziamenti. Bene, 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 bene. Ricucitelo avanti. Sì, dottore. Fatto. Sarà qui molto presto. Forse avresti dovuto prendere la barca e andare a controllare. Non ama la gente che li fa improvvisare. Ralph, tu sei il suo capo. Sì, ma lui è il mio impiegato. E allora? Hai paura di lui? Ne hai... Sentite tutte quelle storie su di lui. È esattamente di quello che si tratta. Storie. L'esercito speciale è un cavolo, è un ubriacone. Solo perché beve non significa che è un ubriacone. Parliamo di forze speciali, non esercito. Come ti pare. Se non hai intenzione di fare niente, lo farò io. Vado a prendere il mio fucile. Menopausa.
Ricarica? Non credo che dovresti giocare con lui in questo modo. Beh, se è così duro come dici, dovrebbe essere capace di gestire una piccola sparatoria. Qualcuno potrebbe farsi male. Potresti cavargli un occhio o qualcos'altro. Ah, esercito speciale un cavolo! Ciao! È qui la dei beacon per l'affitto delle barche? Certo che è qui. E lei deve essere Valerie. Salve. Salve, spero che non mi serva uno di quelli in viaggio. Dobbiamo compilare delle carte. Venga dentro. Oh. Caricate le barche, forza! It's a brand new day. A rigirarli, ti dispiace. Non sapevo che insieme al giro in barca ci fosse anche un pasto. Torneremo subito dopo pranzo. Quanto costa affittare la tua barca per la notte? Per la notte? Noi non faremo quel tipo di operazione. Mi hai affittato per 6 ore, va bene? Jack, hai prestato servizio in Germania con un uomo di nome Max Cardinal? Chi ha detto che erano i servizi? Max è mio zio. Mi dispiace molto, ma non conosco nessuno con quel nome. Ha detto che era contento di averti incontrato quando è arrivato qui. Davvero? Io non capisco di chi tu stia parlando. Tish Tennis. Cosa? Era il tuo nome in codice, Tish Tennis. Allora tu sei suo nipote, eh? Questo farebbe di te una famosa reporter. Preferisco giornalista. Giusto. Che ci fai qua giù? Devo incontrare Max. Dove? Su quell'isola? Sì. L'accesso a quell'isola è vietato al pubblico. Tutti da queste parti sanno che devono starci lontano. Mi stanno aspettando. Fantastico. Hai affittato una barca tutta da sola per un piccolo sbarco notturno. È una visita privata. Hai intenzione di portarmi o no? No, non lo farò. Max capirebbe perché. Lui ti ha detto che fanno laggiù? No. Non sei curioso? Sono curioso di sapere come verrà quel pesce. È quasi pronto. Penso che Max potrebbe essere nei guai. Quell'uomo è perfettamente in grado di badare a se stesso. Ha organizzato questo incontro. Mi ha mandato un messaggio e da allora non l'ho più sentito. Ha scoperto che il suo cliente sta facendo qualcosa che a lui non piace. Se a tuo zio non piace una cosa, se ne va. Gli ho chiesto io di restare. Stai scrivendo una storiella, vero? Con quei soldi puoi comprarti una corsa fino all'isola, andata e ritorno, tutto qui. Allora addio cameratismo tra soldati. Ehi, il tuo pesce è cotto. Ah, vediamo. Questo è bruciato. Sono croccanti. Croccanti? Non c'è alcun segnale. Max voleva che lo incontrassi dopo lo sbarco, nei boschi. Perché non voleva incontrarti sul molo? Non lo so.
Te l'ho già detto. Diceva così nell'ultima mail. Vuoi venire con me? No. Posso portarti alla spiaggia, ma nient'altro. Va bene. Sei sicura di voler andare? Sì. Max mi sta aspettando. Bene. Se vuoi, ti porto indietro. No, andiamo. Ti do esattamente 6 ore, chiaro? Farai meglio a stare qui quando tornerò. Farai meglio a stare qui quando tornerò. Signorina Cardinal, benvenuta alla festa. Andiamo. Sbarazzati della barca. Con piacere. Sei in ritardo? Perquisiscila. Spero che tu non abbia lasciato niente sulla barca. Avete appena ucciso un uomo. Sarei più preoccupata per te stessa. Che cosa avete fatto a Max? Lo vedrai molto presto. Perché ci preoccupiamo? Quell'uomo è morto. Merda. Tu va da quella parte, io controllo qua giù. Chernov. Dottore. L'abbiamo presa. Bene. Controllo se ci sono sopravvissuti. Tra poco sarò lì con lei. Thank you.
Dove sono gli altri? Controllate il perimetro, a ore 9. Sì, signore. Da questa parte. Andiamo. Abbiamo perso il contatto con Russell e Kyle. Mandare squadra di rinforzo. 10-4, squadra di rinforzo in arrivo. Aspetta un momento. Chiave universale permanente. Dove l'hai presa? Mai uscire di casa senza. Girati. Oh oh, arrivano. Fermateli! Tieni, fa da su. Fantastico, grazie. Stai bene? Alla grande! Granata a mano, lancio nemico. Non ha funzionato. Hai tolto la sicura. Sono inutili con la sicura. Sbrigati! L'hai tirata? Oh, sì! Prego, dimmi che hai qualcos'altro là dietro. Sto cercando. Ehi, questo cos'è? Cos'era quel rumore? Non lo so. Che vuol dire non lo so? Sta attento! Uno scherzo!
ricerca. Voglio la conferma che siano morti. Sei ferita? Ti hanno colpito? È solo un graffio. Faresti meglio a toglierti quei vestiti bagnati. Ok. Girati però. Ok, ora puoi girarti. Grazie. Te l'ho detto che Max è nei guai. È colpa mia se è rimasto. Gli ho detto che avrei potuto scrivere di questa storia. È stata sua la decisione di restare. Che facciamo adesso? È facile. Andiamo via da quest'isola. Te l'ho detto, non me ne andrò senza aver trovato Max. Puoi portarmi alla segheria. Lo cercherò lì. No. Mi hai ingaggiato come capitano. Le escursioni sulla spiaggia non sono nell'accordo. Non pensi mai a nessun altro, se non a te stesso e ai soldi. Te l'ho detto che mi devi una barca. Stia venendo l'ipotermia. Posso venire lì? Va bene. Grazie. Bene, devo togliermi i pantaloni bagnati. Girati. Chiamavamo calore corporeo condiviso.
come coccolarsi? Più o meno. D'accordo. È che non vado mai a letto senza. Solo un secondo. Tolta. Come sono stato? Dove stiamo andando? C'è una darsena vicino alla segheria dall'altra parte dell'isola. Ci prenderemo una barca. Te l'ho detto, non me ne andrò senza Max. Non ricominciare, ti prego. Andremo a prendere una barca e lasceremo quest'isola. Non hai risposto alla mia domanda. Che vuoi dire? Che voglio dire? Su una scala da 1 a 10, che voto mi daresti? 2. Un 2. Che c'è? È reale quello che vedo. Vado a controllare. Alza le braccia. Tirale su. Tornerai al campo base. Spogliati. Non stavo parlando con te, stavo parlando con lei. Ti piacerebbe? Stavo scherzando. Continua. Davvero sono stato solo un 2? Anche un 3. Servono 2 dei tuoi camion. Sì? Ho sentito quello che è successo la scorsa notte. Lasciate la sicurezza dell'isola a noi e occupatevi di quello che sapete fare, qualunque cosa sia. Dammi quei camion e basta. Devo parlarti. Oh? Essere sacrificati per dei mutanti non era parte dell'accordo e molti di noi sono morti ultimamente. La vostra paga mi sembra buona, perciò farete quello che vi diremo di fare. E se moriremo non dovrete più pagarci, non è così? Se non ti piace, vattene. Sì, porterò con me tutto quello che so. Te ne pentirai. Qualche altra lamentela?
sei mia prigioniera. Aspetta qui, io mi procuro una barca. Te l'ho detto, non verrò. La tua corsa parte adesso, che tu venga o no. So quello che dico. Non senza Max. Oh, verrò con una barca e farai meglio a stare qui quando tornerò. Farei meglio a stare qui quando tornerò. Dottor Krieger, forse vorrà vedere una cosa. Guardi qui. È la giornalista? Sì. Pensavo che fosse morta. Lo sarà molto presto. Chernoff, le voglio parlare. Sì, signore. Vieni fuori. Portatela in cella finché il dottore non sarà pronto. Scaricato questa roba sulla banchina principale, eh? Ditemelo, potevano usare l'elevatore invece di caricarci a mano tutta questa roba. È ridicolo. Oh, prendi. Oh, la schiena, che male. Oh, la mia schiena. Penso di essermi compromesso un disco. Lasciamo stare. Ah, prendo una pausa. Io non mi siederei se fossi in te. Se ti becca il comandante sono guai. Avanti. Cosa? Che cosa? Che me ne importa di quel... di quel bacchettone? Che c'è? Sono un soldato! È il mio capo! No! Come ti pare? Come ti pare? Oh, cazzo. Non ho fatto altro che pensare a te per tutto il giorno, tutto il giorno. Buono. Tutto bene? Oddio. Va meglio. Stai bene? Devo morire! Oh mio Dio, mi hai salvato la vita! Siamo per morire, stavo! Ma tu che diavolo sei? Perché sei arrivato così alle mie spalle? Ehi! Che cosa state facendo voi due? Chi siete? Rispondetemi! Ho detto chi siete! Io sono quello che vi porta da mangiare! Sono quello che porta il cibo! Sono qui per un amico. Uno dei tuoi. Chi? Max Cardinal. È un bravo uomo, ma ormai è andato. Che vuol dire ormai è andato? L'hanno beccato che spiava e l'hanno ucciso. Stai dietro! Tu! La mia schiena! La mia schiena! Buttalo giù! Ragazzi, c'è qualcuno qui sotto! Hanno preso Parker! Oh mio Dio!
stiamo andando? Sono Emilio. Piacere di conoscerti. Mi devi un panino con il polpettone? Sei tu la causa dei nostri recenti problemi. Ti chiedo una cosa. Dammi un'altra barca e siamo pari. Chi ti ha mandato? Sono solo un conducente. Oh, capisco. Sei solo un semplice barcaiolo. Questo vuoi farmi credere? Non ho mai detto di essere uno semplice. Come vuoi. Abbiamo la tua collega e sono sicuro che lei avrà molte cose da dirci. Fantastico. Allora io non vi servo più. È corretto, non ho più bisogno di te. Ma visto che sei qui, potrei anche usarti come cavia per il mio nuovo esperimento. Ci vediamo dopo. Beh, penso sia andata abbastanza bene, no? Non stava guardando me, vero? Stava solo parlando di te, giusto? Oh. Ti dispiace se ci sediamo? Ho la sensazione che ci vorrà un po'. Certo. Al tre. Lo facevo sempre alla scuola di ballo. Uno, due, tre. Ah! Solo che non eravamo ammanettati mentre ballavamo. Allora, ti è mai successo niente di simile e poi sei riuscito a uscire da una situazione simile? O almeno vagamente simile? Io volevo morire alla grande, tipo essere mangiato da uno squalo. Ah!
fuori! Nell'ufficio del dottor Krieger. Andate. Mi dispiace del brusco trattamento. Ma questa gente sa agire in un solo modo con gli intrusi. Si sieda. Dottor Krieger, lei sa che il giornale ha conoscenza della mia presenza qui e che allerteranno le autorità. Abbiamo pensato a tutto. La guardia costiera ha riferito che lei è dispersa in mare. Ma non sa che la mia guardia del corpo sta tornando indietro con una barca? Strano. Mi ha detto che era soltanto il suo conducente. Lo sa, se non fosse tornato indietro, non lo avremmo mai preso. Siamo senza un elicottero in questi giorni. Lei lo sa che mi deve un elicottero. Dov'è Max? Guardandola, non assomiglia affatto a suo zio Max. Voglio vederlo, oppure non dirò un'altra parola. Lo vedrà e dirà ancora tante parole quando sarà il momento. Sta colorando il fondo? Si sieda. Torni dov'era e si sieda. Giochi mai a indovina chi? No. Vuoi giocare a indovina chi? Sì, giochiamo a indovina chi. Oh. Bene, sono pronto, quando vuoi. Insomma, giochiamo a indovina chi. Va bene, comincio io. Ok, ce l'hai? Sì. Ok, è un dottore pazzo? Le mie creazioni. Lei sta per guardare il più grande esercito letale che camminerà sul pianeta. Guardi lei stessa. Non troverà struttura tecnicamente più avanzata da nessun'altra parte al mondo. Max! Non può sentirla. Ha appena terminato il trattamento. Si sta ancora riprendendo dall'anestesia. Che cosa gli avete fatto? Lo abbiamo semplicemente reso un soldato migliore di prima. Max ha ragione. Lei è un egocentrico malato di mente. Non esageri con le parole. Sono solo avido. Lei non può immaginare quanti soldi stanzia il governo per ricerche come queste. Come fa a vivere così? Io vivo bene, grazie. Ora continuiamo il giro. Bel ricongiungimento. Ha trasformato Max in una delle sue creature. Da queste parti ci piace riferirci a loro come soldati geneticamente modificati. I suoi due amici verranno sottoposti allo stesso processo. Il suo amico Jack ha un potenziale enorme. Ha detto amici, già. Ah, mi scusi, io non conosco queste persone. Non le ho mai viste prima in vita mia. Allora mi dica, perché li ha aiutati a scappare? No, a scappare? No! Lui ha dirottato la barca e poi ha dirottato me! Non mi piace, non lo conosco nemmeno! Il mio procedimento sarà uno spreco su di lei. Sì, sono d'accordo, sono ricoperto di ciccia! Cosa facciamo con lui?
Uccidilo e basta. No! Tu non vuoi uccidermi! Avanti! Sarò il tuo umile servitore! Farò tutto quello che vuoi! Io sono quello che porto da mangiare! No! Porca miseria! Avanti! Vuoi stare zitto? Dobbiamo scappare! Smettila di soffocare e fare il boccioso! Avanti! Sputa! 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 Raccoglila! Raccogli cosa? A te cosa sembra? Un santo pomodoro, dove l'hai presa? Avanti! Lasciamela prendere! Così va bene! Così va bene! Amico, l'ho presa! Ok! Apri le manette! Ecco qua! Oh, l'ho mancato! Fallo tu! Ok, su! Come alla scuola di ballo! Su come alla scuola di ballo! Ok! Ci sei? Fallo tu! Io non ci riesco! Fallo tu! Hai capito? Avanti! Fallo e basta! Dov'è? È lì a terra! Capito? Ci sono! Ok, bene! Fantastico! E ci sono anch'io, eh! Vediamo se il mio lavoro su Max è andato a buon fine. Liberate l'SGM numero 9. Sì, dottore. Questa stanza mi fa diventare claustrofobico. Qualunque cosa accada, io guardo le spalle a te e tu a me, d'accordo? Max. Tu conosci quell'uomo? Oh, cavolo, sembra incazzato. Spero che non sappia mai che ti fai la nipote. Ehi, un tempo era uno simpatico, va bene. Max. Non lo so, amico. A me non sembra così simpatico. Se ho fatto il mio lavoro correttamente, suo zio Max non staccherà ancora le braccia ai suoi amici, a meno che io non glielo ordini. Max, ti ricordi di me? Sono Jack. Vi lascio da soli a risolvere questa faccenda, ok? Max. Esegui. Max, no! Non farlo! Non lasciamoci prendere dall'entusiasmo. Max, ti ricordi di me? Sono Jack. Ti ricordi? Max! Max! Uccidili! Max! Non c'è uscita! Max! Tish Tennis! Ricordi? Tish Tennis! C'è il Valerie, lassù, la vedi? Max, uccidili! Facendo? È tornato cosciente! Rilasciate gli SGM 7 e 8. Yeah!
suo piano è stare qui a dipingere? Da quella parte! Tu, laggiù! Vediamocela bene! Attenzione! Ricorda, occhi e bocca! Signor Masaki, sono il dottor Krieger. Siamo pronti per la consegna. È ancora interessato? Bene. Siamo d'accordo sulle modalità? Fantastico. Ci vedremo a Shanghai. Che giorno? A presto, allora. Che cosa c'è? Dottore, il perimetro è stato oltrepassato. Stiamo subendo gravi perdite. Ho deciso di ordinare un'evacuazione. Sia ben chiara una cosa soltanto. Lei manterrà la sua posizione. I miei uomini vengono massacrati. Ordinerò una ritirata. Lei non può ritirarsi. Lei manterrà la sua posizione, è chiaro? Signore, con il dovuto rispetto, vada a ficcarsi gli ordini nel suo culo da codardo civile.
Chernoff. Dottore. Qualche problema. Eliminate Parker. Sì, dottore. Chernoff. Ho bisogno di una scorta per il molo. Ricevuto. Ritirata! Mettiamolo qui sotto! Puoi farcela! Avanti, puoi farcela! Signore, stanno preparando la barca privata del dottor Krieger. Certo, il topo più grosso è il primo ad abbandonare la nave che affonda. Non riusciremo a fermare la sua fuga. Se arriveremo lì per primi, prenderemo la sua barca. Ordina a tutte le unità rimanenti di incontrarsi al punto Bravo. A tutte le unità, qui artiglio 06. Tutti gli artiglieri immediatamente al punto di raduno Bravo. Confermo, passo. Ricevuto, punto di raduno Bravo. Avanti, ritiratevi! Ritiratevi! L'abbiamo perso, signore. Lasciamolo andare. Essere un ostinato figlio di puttana. Sì, è vero. Fammi passare. Ce ne andiamo. Perché non vieni con noi? Krieger è ancora la mia collega. Krieger sta scappando. Non lascerò che vada via con lei. Ammiro la tua lealtà. Non è una cosa che si vede spesso qui. Ma una volta che Krieger salirà su quella barca, sarà solo un affare che non ci riguarderà. Ok. Metterò giù la mia arma. Come faccio a trovare la barca? Il passaggio che hai fatto per arrivare qui. Seguilo. Scendi le scale fino ad arrivare al piano terra. E vai sempre dritto fino alla fine dell'edificio. Grazie. Aspetta un attimo. La tua arma è scarica. Prendi questa. Buona caccia. Non dimenticare. Mira agli occhi e alla bocca. Grazie. Porta tutti alle barche e lascia subito l'isola. Ma, signore... Va tutto bene. Ora sbrigati. Dimmi dove stanno andando. Si stanno ritirando su mio ordine. Bastarda! Andate! Oh, merda! Puttana!
Chernoff! Sì, signore. Che sta succedendo laggiù? Ci penso io. Sto aspettando. Mi dia qualche minuto. Sto aspettando. Prima tu. Chernoff, andiamo alla barca. Di ai tuoi uomini di restare esattamente dove sono. Non muovetevi. Restate fermi. Lasciala andare. Lascia andare la ragazza. Chernoff, lascia andare la ragazza! Giù la pistola. Ti piacerebbe? Lasciala andare. Giù la pistola. Uccidilo! Sente? Riuscite a sentirmi? Capitano, dov'è la mia barca?
che si aspettava, sono venuti a trovarci alcuni uomini del governo. Niente storie che mettano in pericolo la sicurezza nazionale. E tu cosa intendi fare? Continuerò a lavorarci. E fai bene. Allora, eccola qui. Dove l'hai presa? Me l'ha data l'assicurazione. Aspetta un attimo. Quello è Emilio? Sì. È il mio nuovo marinaio e il mio nuovo cuoco. Non è male come cuoco. Wow. Bene, ora dovrei tornare al lavoro. Ehi, quel giorno in cui mi hai dato 2 su 10, scherzavi, vero? Ti vedo domani? Sì. Due su 10. Non mi vorrebbe vedere se fossi solo 2 su 10. Jack, dentro ci sono i nostri primi clienti. È fantastico. Ciao, Jack. Se non sbaglio ci devi delle balene. Vogliamo vedere le balene. Hai sentito la signorina? Vuole vedere le balene. Voglio vedere le balene. Avanti, Jack, che questa barca sembra più veloce di quella vecchia. Sì, ma dove sta andando? Dove stai andando, Jack? Jack! Non puoi andartene, Jack! Fallo tu, Emilio! Cosa? È tutta tua! Ma io non so nulla sulle balene! Non mi importa niente! Sta avendo un attacco isterico, tornerà. Stai zitto, che lo spaventi! Jack! Tornerà! Jack! Ah, è tedesco, è emotivo! Dai, sto preparando il polpettone!